del cazzo. Allora, partiamo e vediamo come persuadere, come sedurre. Non rompere i coglioni che mi ascolti, partigliella, porti sfiga! Non dirlo più che porti sfiga! E allora, c'è una linea di merda! Allora, partiamo, salutiamo Tug e salutiamo Pink. E allora, vediamo. Intanto vi ricordo che stasera alle 21 ci sarà Patrizia Perotti. Stasera alle 21 ci sarà Patrizia Perotti e quindi ci vediamo. Patrizia Perotti, alle 21 mi raccomando non mancate che avremo la grande Patrizia Perotti. Avremo la grande Patrizia Perotti che parlerà della perdita della figlia, insomma, un problema, un lutto grosso, come è riuscita, almeno, insomma, ci dirà Patrizia, a superarlo attraverso, non rompere i coglioni! Attraverso, diciamo, sentite bene, quelli che non sentono bene vadano a fare in culo! E quindi teniamo presente, insomma, questo. Quindi andiamo avanti. Allora, vediamo come riuscire a sedurre, come riuscire a influenzare chiunque, fondamentalmente. Per l'influenza, diciamo, non l'influenza che uno si prende col virus, diciamo, la persuasione e la seduzione sono due forze potenti che possono essere utilizzate per raggiungere i propri obiettivi. C'è differenza però tra persuasione e seduzione, tra influenzare e sedurre c'è differenza. Bisogna imparare a usarle entrambe, imparare a usarle con saggezza fondamentalmente, perché diciamo è molto importante imparare ad usarle, imparare. Salutiamo anche Pippoli, è molto importante imparare a usare la seduzione, molto importante imparare a usare è molto importante imparare a usare la seduzione, è molto importante imparare a usare, diciamo, le forme persuasive perché questo ci consente di raggiungere degli obiettivi molto importanti. Salutiamo Betty Kotich, salutiamo Manuela Marzola. Rosy, vatti a comprare una linea wifi decente, va, malgasciola in una carampana. Allora, vediamo intanto alcuni consigli per influenzare e sedurre e poi vi darò delle istruzioni. Intanto la persuasione, diciamo, ma anche la seduzione, prevede di imparare a conoscere l'altra persona. Voi non potete sedurre, voi non potete persuadere nessuno se non conoscete l'altra persona, che cosa la motiva, quali sono i suoi valori, che desideri ha, quali sono le sue esigenze logico-razionali e quali sono le sue esigenze emozionali. Questo è un punto fondamentale. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi ovviamente su tutti i canali YouTube. E abbonatevi al canale e naturalmente fate donazioni al canale che servono a dare, come possiamo dire, un sostegno al canale. Bene, quindi abbiamo visto che bisogna imparare a conoscere l'altra persona, cercheremo di capire come fare a conoscere l'altra persona. Però la cosa che dobbiamo imparare a conoscere sono fondamentalmente i valori, le esigenze, i bisogni. Poi, una volta che tu hai imparato a conoscere profondamente l'altra persona, e questo è un punto fondamentale, devi imparare a manifestarti, diciamo, farti percepire come autentico e genuino dall'altra persona, perché soprattutto le persone egocentriche, ma soprattutto ancora le persone iperlogiche, spiega esattamente chi sono le persone iperlogiche, spiega esattamente quali sono le persone iperlogiche, diciamo, nei seminari fondamentalmente, no? Nel seminario, diciamo, che faccio su questo canale con l'abbonamento base, spiego esattamente, diciamo, quali sono, come possiamo dire, le, quali sono le,
i metodi per capire che abbiamo davanti, quindi questo è un punto fondamentale, no? Ma non sentite, quindi state zitti che sentite meglio. Provo a chiudere ancora una chat. Io adesso provate a riavviare un attimo, vedete se sentite. Ho fatto tutte le modifiche del caso. Sara Levi, vatti a comprare un coso, no? Provate a scrivere se sentite. Allora, mi fido solo di Green Apple, perché Roxy Rosa... Green Apple, senti o non senti? Scrivimi tu. Solo Green Apple è abilitata a dirmi se sentite o non sentite, perché voi fate casino e basta. Eventualmente anche Betty Cottage. Allora, quindi, poi devi essere percepito quindi come autentico e genuino. Perché se le persone non ti percepiscono come autentico e genuino, ti percepiscono come falso, non si fideranno di te, non ti seguiranno. E questo purtroppo succede. E ci sono delle strategie anche qua per farsi percepire come autentici e genuini. Questo è un altro punto fondamentale. Bisogna essere percepiti come autentici e genuini. Ah, salutiamo anche Roberta Black. E salutiamo anche Roberta Black. Salutiamo anche Green Apple che non mi ha scritto. Boh, spero che si senta. Quindi questo è un punto fondamentale. E quindi dobbiamo tenere presente questo, no? Poi ovviamente bisogna, una volta che ci siamo fatti percepire in questo modo, dobbiamo suggestionare in modo efficace, il che equivale a comunicare in modo efficace. Dobbiamo ascoltare attentamente l'altra persona per estrapolare dall'altra persona, qui veniamo alla sfera emozionale, bisogna estrapolare dall'altra persona quelle che sono le sue credenze emozionali, no? Perché le credenze emozionali sono quelle che ci fanno, diciamo, come possiamo dire, le credenze emozionali sono quelle che fanno sì che una persona resti coinvolta, no? Nel momento in cui noi tiriamo fuori le credenze, nel momento in cui noi tiriamo fuori le emozioni, riusciamo a a coinvolgere anche in modo profondo, però dobbiamo imparare a comunicare nel modo giusto e poi ovviamente dobbiamo manifestarci come positivi e ottimisti. Le persone sono attratte da coloro che sono fondamentalmente positivi e ottimisti. Se hai un atteggiamento positivo sarai più propenso a influenzare e a sedurre gli altri. Quindi veniamo un po' all'aspetto più pratico di questa cosa. Per prima cosa dobbiamo poi creare fiducia. La fiducia è alla base di qualsiasi relazione forte. Quando le persone si fidano di te, quando le persone pensano che tu sei una persona affidabile, questo piace molto alla parte logico-razionale, sono molto più propense a seguirti, sono molto più propense a credere in te. Quindi devi avere questa capacità, no? E quindi devi anche manifestarti su un piano logico-razionale, perché il piano logico-razionale è un piano, grazie Sara, il piano logico-razionale è un piano che ci dà dei segnali molto molto importanti. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi perché la parte logica è il cane da guardia che mette le difese, che ci blocca. Quindi dobbiamo imparare, ad esempio, per creare fiducia dobbiamo imparare a manifestarci in modo coerente, cioè impariamo a dire delle cose e a farle. E fare ciò che diciamo ci farà percepire, piacerà molto alla parte logica, verremo percepiti come affidabili. Quindi possiamo anche dire delle cose semplici, no? Cioè delle cose semplici, possiamo anche dire delle cose semplici, possiamo anche dire delle cose banali, ma devono essere delle cose che piacciono alla sfera logico-razionale, perché se non sappiamo dire delle cose semplici, delle cose facili, sarà difficile che la nostra parte logico-razionale in qualche modo sia, come possiamo dire, influenzata
potrebbe mettere, diciamo, di fatto i bastoni tra le ruote. Quindi dobbiamo imparare a essere disponibili anche su un piano logico verso l'altra persona e essere empatici, no? Mettersi nei panni degli altri. Questo, diciamo, è alla base di creare una relazione stabile, è alla base di creare una relazione che possa dare fiducia. È un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione, quindi manifestarci in questo modo è fondamentale. Ditemi se vedete o se non vedete. Ditemi se vedete adesso, se si vede bene o se non si vede. Green Apple, tu se ci sei, vedi o non vedi? Se vede lei da Londra, vedono tutti. Allora, scrivete o non scrivete? Cosa vuol dire? Cos'è la scrittrice simultanea? Cos'è la scrittrice simultanea? Betty Cottage, scrivete, scrivi cosa dici, no? Vedo e sento. Allora, scrivete. Allora, poi un'altra cosa, devi imparare a trovare il tuo potere. Trovare il potere dentro di te è fondamentale, perché ci sono due cose, no, che sono fondamentali. Ci sono due cose che sono fondamentali. Una, diciamo, è la capacità di parlare verso gli altri. L'altra è la capacità di comunicare con noi stessi. Immaginate la capacità... Ok, ma si vede o non si vede? Si vede o non si vede? Non me ne frega un cazzo di cosa dice Manuela! A me interessa se scrivete, se si vede o se non si vede! Che me ne frega di cosa dice Manuela! Allora, quindi, questo è un punto fondamentale, no? Questo è un punto fondamentale. Allora, bisogna quindi imparare a trovare il nostro potere. Trovare il nostro potere è come avere la mano che non trema se siamo, diciamo, se siamo alla scuola di tiro. Se siamo alla scuola di tiro, noi dobbiamo imparare, diciamo, a puntare la pistola per fare centro. Dobbiamo puntare la pistola per fare centro. Si vede. Oh, meno male, si vede. Finalmente si vede. Chi non vede, vada a buttare nel cesso la sua linea. Fate cagare. Ma perché tu c'hai una linea di merda? Sto dicendo a Pink che non si vede perché c'è una linea di merda. Va a Citrato, va con la sua linea di merda che c'ha. Si vede e si sente. Non rompete il cazzo. Allora, quindi, stavo dicendo, avere potere su noi stessi vuol dire saper puntare la pistola e avere la mano ferma. Invece, conoscere le tecniche comunicative significa avere la forza di puntare nella direzione giusta. Queste sono le due cose. Dobbiamo saper puntare la pistola. Ma se tutti vedono, no? C'è una fast web di 150 anni fa. Io ho fast web con la fibra, no? Rompere i coglioni. C'è una linea vecchia, non cagare più il cazzo! Se non vedi, levati dai coglioni! Allora, quindi, è importante saper puntare la pistola. E queste sono le tecniche comunicative, ma avere la mano che trema vuol dire non avere potere su se stessi. Quindi è molto importante trovare il proprio potere. Ognuno di noi ha un potere unico che può essere utilizzato per fare la differenza nei confronti degli altri. Quando troviamo il nostro potere, siamo in grado di realizzare grandi cose. La cosa fondamentale è imparare a conoscere noi stessi, quindi imparare a conoscere i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza. Imparare, diciamo, a credere in noi stessi, quindi a gestire le nostre emozioni, a darci emozioni, e vedremo come fare. E poi è importante agire, perché la riflessione inibisce l'azione. Noi abbiamo due modalità in cui possiamo muoverci. Abbiamo la riflessione e abbiamo l'azione. Nel frattempo mettete un like
fate donazioni al canale e iscrivetevi al canale. Quindi, ecco, bravo, bravo. L'importante è che vedete, no? E che sentite. Poi vedo che ci sono tante persone, se poi quattro sfigati non sentono e non vedono, sono dei coglioni. Ad esempio, Pink è una cogliona. Pink è una cogliona. È una grande cogliona, Pink. Vediamo se sente. E quindi andiamo avanti. E cerchiamo di capire questo. Allora, come facciamo quindi a conoscere l'altra persona? Allora, il punto fondamentale, come dicevamo, è conoscere l'altra persona. Perché se tu non sai conoscere l'altra persona, non riusciamo a ottenere dei risultati. Comunque, Pink è una grande cretina. Dobbiamo imparare a conoscere come possiamo dire, l'altra persona. Per conoscere l'altra persona dobbiamo conoscere le esigenze, i suoi desideri e usare questa conoscenza per costruire un rapporto più forte, più duraturo. Allora, ci sono alcuni modi, no, per conoscere l'altra persona. Il primo è di fare delle domande. Allora, fare le domande, se noi vogliamo conoscere profondamente una persona, se noi vogliamo conoscere profondamente una persona, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da cose più generiche e piano piano andare, comunque Pink è proprio stupida, Pink è proprio stupida, e andare verso cose, diciamo, sempre più interiorizzate. Allora, come facciamo ad andare verso cose più interiorizzate? La prima cosa che dobbiamo imparare a fare, è una cosa fondamentale, e questa cosa fondamentale che adesso vi dico è molto importante. E che cos'è questa cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare? Dobbiamo imparare a fare domande, no? E le domande devono essere sulle sei aree potenzialmente distoniche, perché se noi andiamo a stimolare sei aree potenzialmente distoniche, riusciremo a ottenere dei grandi risultati. Queste aree potenzialmente distoniche sono, le aree potenzialmente distoniche sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti passionali sessuali, l'immagine esterna del sé, cioè come una persona si sente realizzata nella vita, nel lavoro, nel denaro, e l'immagine interna del sé, cioè come una persona si sente realizzata, nella sua vita, fondamentalmente nella sua vita sentimentale e affettiva, ma anche nella sua vita su se stessi. Quindi questo è un altro punto molto importante che dovete imparare a prendere comunque in considerazione, no? Se voi non sapete prendere in considerazione questo, non raggiungerete nessun risultato. Quindi dovete imparare a chiedere. Quindi partite da cose piuttosto generiche, poi le domande che dovete imparare a fare sono ad esempio relative a come vanno i rapporti con tua madre, come vanno i rapporti con tuo padre, chiedere un po' dell'infanzia. E questo è un punto fondamentale. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale che dovreste prendere in considerazione, no? Se voi riuscite a prendere in considerazione, diciamo, questi punti, otterrete sicuramente dei grandi risultati da questo punto di vista. Otterrete dei grandi risultati per quale motivo? Beh, per un fatto molto semplice, che riuscirete a dare delle emozioni, si innescate un processo che si chiama processo di infertizzazione. Quindi questo è il primo punto importante, quindi imparare a fare le domande giuste, poi imparare ad ascoltare attentamente. Quando l'altra persona parla, concentrati su ciò che dice e fai comunque domande per chiarire, osserva il suo linguaggio del corpo. Ad esempio, il linguaggio del corpo di una persona ci può dire molto su come vive i sentimenti, su come vive le sue emozioni. Quindi, ad esempio, tu devi cercare poi da un punto di vista logico di capire
quali sono le emozioni, quali sono le cose che motivano quella persona. Nel frattempo fate donazioni, fate donazioni, fate donazione al canale, così date un sostegno al canale. Ad esempio, se l'altra persona è motivata a che cosa, voi potete creare un ancoraggio emozionale tra ciò che motiva l'altra persona, tra ciò che motiva l'altra persona, potete creare un ancoraggio emozionale tra ciò che motiva l'altra persona e tra quello che, diciamo, si ottiene nei risultati con l'altra persona. Questo è un punto fondamentale. Dovete prendere in considerazione queste cose. Bene, provo a riavviare la live, giusto per vedere se si sente. Provo a riavviare.